Eccoci qui, rimettiamoci le cuffie perché dobbiamo sentire per bene quelle che sono le dichiarazioni in merito alle cose di cui adesso vi parliamo con il nostro amico Nino Simeone. Buongiorno. Ciao, buongiorno Ciro, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, insomma, ci sono due questioni che ti volevo sollevare. La seconda, ci arriviamo un attimo, è quella che riguarda la viabilità al Vomero, perché sono state parole molto nette, molto chiare da parte del presidente della municipalità che vorrei che tu commentassi, o più che commentare, insomma, dessi la tua versione e una risposta. Però prima ti voglio chiedere, ma è possibile mai che questa maggioranza in consiglio comunale, ancora una volta, insomma, ha qualche difficoltà, se è così che leggiamo a proposito della variazione di bilancio, parliamo dei fondi per gli sfollati di Scampia, che è passata grazie ai voti dell'opposizione, altrimenti sarebbe sciolto il Consiglio. Guarda, È così? no, è una lettura un po' forzata della cosa. Io l'ho detto pure in aula ai colleghi dell'opposizione. Loro si sono sempre mostrati persone serie e questo glielo ho sempre riconosciuto e quindi, diciamo, come tali io le tratto. Sulla giornata di ieri c'è stato veramente, diciamo, un fraintendimento, perché eravamo tutti lì, cioè eravamo lì, la chiama è stata un quarto d'ora dopo l'orario, invece delle 3, era 3 e un quarto. Io sono uno di quelli che non è riuscito a entrare in aula, perché io non so se c'era, non c'è stata una chiama, cioè, tu sai, no? C'è la campanella, ci sono Sì. tutta una serie di, diciamo, di dispositivi. C'è stato questo qui proprio, ma comunque, al di là di questo, si è approvato il documento per gli sfollati di Scampia e anche altre delibere con una maggioranza larga, al di là, diciamo, degli amici dell'opposizione, dei colleghi consiglieri che fanno il loro mestiere, Ma voglio voglio vedere, a dire. far mancare i voti è una cosa del genere, poi no? Ma non era proprio, diciamo, proprio messo in discussione. È proprio la giornata di ieri, e tu sai, io sono non sono franco di cerimonio, no? Avrei detto ad alta Sì. voce se ci fosse stato. Veramente ieri eravamo, la maggioranza era tutta presente, ma anche l'opposizione. Quindi, diciamo, mi è dispiaciuto questa messa in evidenza da parte dei colleghi, però loro fanno il loro mestiere e quindi ci sta, Che poi ci sta. si sono astenuti. Ma c'è una maggioranza quindi che non traballa, ma il punto No, è la maggioranza ha i problemi, ce Corrado, l'ha. chi vive le istituzioni sa bene, le maggioranze hanno sempre momenti, diciamo, di instabilità o, diciamo, di difficoltà. È un momento di chiarimento che dovranno fare con il sindaco, che io credo che non sia un problema di natura politica, ma sia un problema, diciamo, di natura strutturale e organizzativo. Diciamo, ci sono, diciamo, dei movimenti da parte di gruppi consiliari, di consiglieri che vogliono maggiore visibilità, immagino vorranno questo, però. È normale, un normale flusso, diciamo, di un'attività istituzionale consigliare. Ci vuole forse un po' di quegli antiacidi, no? Perché il reflusso è Benissimo, una cosa complicata. è sempre Allora, complicato. mettiamolo anche in foto il nostro Nino Simeone, perché così lo mostriamo mentre appunto parliamo con lui. Ora, arriviamo al punto della viabilità, che è un po' il core business della tua attività in consiglio, no? Come presidente della commissione. La presidente Cozzolino, l'abbiamo sentita lunedì, a proposito della voragine viale Michelangelo, sappiamo, insomma, questa volta si è intervenuti prima che crollasse la strada, a partire da BC, bene, poi ci sono state le piogge, e lì non è che ci puoi fare niente, bisogna chiudere il cantiere, aspettare tempi migliori, però lei ha detto che ha scritto con chiarezza, penso proprio a te, come presidente della commissione, ti ha chiesto di valutare bene l'ipotesi di parcheggi interrati in Piazza degli Artisti, dichiarandosi contraria, e ha anche detto che non hai proprio risposto. Io non so se ridere o rimanere, diciamo, Non se corre buon sangue, diciamo, tra te e seriamente. No, la no, 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 presidente. no, no, non è vero, non è vero assolutamente. Lei è una donna che è in gamba alla fine, diciamo, fa questo da qualche anno, non è nata ieri politicamente parlando. Cioè, E questo nel dispiace. senso che fa polemica, dici tu? No. Sì, perché lei viene da lontano, non è una che fa ha fatto il consigliere municipale di quartiere ieri e si è trovata a fare il presidente oggi. Le attività di Piazza degli Artisti, o meglio, i famosi garage interrati, parcheggi interrati, è una cosa che va avanti da una ventina d'anni a questa parte.
Ricordo che lei c'era in consiglio municipale quando all'epoca hanno approvato gli atti nei consigli municipali con altri presidenti. Adesso è il contrario e fa bene. E ti posso dire, in linea teorica lo sono anche io, ma in linea pratica ormai già ci sono stati ricorsi al TAR, ci sono stati tutta una serie, diciamo, di rilievi anche, diciamo, di natura giuridica che hanno dato, tra virgolette, ragione alla cooperativa che vuole fare questa attività. Se vogliono fare, se la municipalità vuole fare sul serio, se i colleghi della consiglio volessero fare sul serio, se il presidente volesse fare sul serio, dovrebbe impugnare quell'atto che autorizza questi signori a fare quella cosa. Io non ho detto altro che ci vediamo a fare in commissione da me, dobbiamo fare la scenetta, dobbiamo far vedere che andiamo sui giornali per parlare di cosa? Di nulla? Perché la cooperativa, la prima cosa che dice, scusate, ma voi che volete? Non c'entrate più niente. Cioè, il Comune di Napoli non c'entra più niente, paradossalmente, in questa situazione. Perché è già stato affidato tutto. Quello che abbiamo invece potuto fare, lo abbiamo fatto. Perdonami, quindi i lavori sì. Si faranno, cioè questi parcheggi verranno fatti. Sono già piazza stati autorizzati, hanno fatto già pure i sondaggi, poi possiamo, i sondaggi intendo gli scavi per verificare la fattibilità, sì. Poi magari un giorno si bloccheranno perché ci sarà il cittadino Simeone che magari farà un ricorso, di nuovo un altro ricorso perché c'è stato ricorso al TAR, Consiglio di Stato, cioè, sembrerebbe che questi sono già avanti anni luce rispetto a quello che è una normale autorizzazione o meno dell'ente proprietario del terreno, quindi del Comune di Napoli. Io dico, non ho detto altro che andiamo, aspettiamo dei rilievi che fa la perché poi alla fine la Presidente che cosa fa? Manda un ordine del giorno firmato all'unanimità e firmavo pure io quell'ordine del giorno da parte del, diciamo, del Consiglio Municipale dove si chiede di bloccare. Come si dice, un ordine del giorno non si nega a nessuno. No? Bravissimo, vedi come esce in te, diciamo, la vecchia esperienza. Da amministratore locale. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di aria fitta. Io non è che mi metto a perdere tempo, scusami, non si perde mai tempo perché noi siamo pagati per fare questo mestiere, ma non è che mi metto a dedicare una commissione per parlare di niente, perché di niente si parla, se no di un atto politico che io ho recepito e rispetto e che ho girato prontamente all'amministrazione per dire, assessore, ci fate capire qualcosa nel merito, dopodiché poi entriamo nella discussione, diciamo, di natura politica. E io sto aspettando che mi rispondano. L'assessore in campo sarebbe Edoardo Cosenza. Ma guarda, è la stessa identica cosa per la chiusura di Piazza degli Artisti e la mobilità. Se la municipalità ha deciso che quella bisogna tenerla chiusa, io non posso farci niente alla fine, perché c'è un atto monocratico, cioè, è così. Se tu no, che ne pensi di questa vicenda della chiusura Piazza degli Artisti? Perché poi si parla di quello, si parla di una ZTL. Io mi sono permesso di dare l'unico consiglio radiofonico e televisivo possibile, cioè dire non prendete l'auto. Perché, no, vabbè, ma è una pazzia, Corrado. Chiudere Piazza degli Artisti in modo in cui l'hanno chiuso è stato un errore gravissimo, io l'ho detto, e adesso più di ieri stiamo avendo le conseguenze, stiamo pagando le conseguenze, perché il problema serio è che quella è un'area dove incidono due mercati storici, mercati rionali, l'Antignano e il De Bussi. Sì, sì. Ci sta soprattutto l'ospedale pediatrico e soprattutto il pronto soccorso pediatrico, e ci sono già, stamattina leggevo sui giornali alcuni rilievi da parte del dirigente del 118 che parla di tutte le scorte alle ambulanze per arrivare in ospedale. Ma non si può, non si può, ci sono due aree commerciali a cielo aperto che sono via Luca Giordano e via Scarlatti, ma dove vogliamo arrivare? Cioè, qui sta esplodendo il vomero, il problema non è soltanto a Viale Michelangelo, abbiamo avuto degli interventi importanti su via Luigi Canfelice, questa purtroppo è una città che, diciamo, è fragile da questo punto di vista infrastrutturale, Luigi Canfelice, via Bonito, ci sono altri rilievi che stanno facendo. Ma che si fa? Cioè, ci vogliamo dare una mossa o deve diventare un totem, un capriccio da parte di chi che sia? Io, fare l'amministratore di questa città è una cosa troppo seria per portare, per ridurre tutto a un mero capriccio, perché altrimenti io non mi spiegherei perché lì quella chiusura alla mobilità, o meglio quel tappo che si è creato a Piazza degli Artisti, non fa altro che obbligare i cittadini e gli autisti ad andare verso altre strade. E le strade alternative, quella parte lì, sono Piazza Medaglie d'Oro, che è l'ingresso. Via Mario Fiore, perché poi quella è, insomma. E che lei, voglio dire, non è che voglio dire, abbiamo gli elicotteri. E meno male. Senti, invece meno per male l'idea che funziona la metropolitana. L'idea invece della ZTL? Di una ZTL estesa, tutta l'area. A me la puzza un po' questa strada. Io quando sento le ZTL, tu sai, le ZTL vanno comunque autorizzate dal Ministero, perché ci sono tutta una serie di criteri che vanno seguiti, sì. Oggettivi. A me queste cose puzzano sempre, sembra sempre che dietro, ma io sono un uomo di mala fede, essendo una persona anziana ormai. Ma pensavo essendo andreottiano, no? Quando vedo quando sento queste cose, a me mi lascia sempre un po' ma sai perché? Perché è già di fatto una ZTL, non ci si arriva più lì. Sì, quindi muoviamoci, diamoci da fare, forse adesso da fare, ma senza, vedi, lo dico col sorriso, senza
contrapposizioni di sorta. Poi le cose si possono anche concordare insieme, si può anche decidere insieme, però se la municipalità fa degli atti, io non posso fare altro che, da uomo diciamo delle istituzioni, da uomo politico eletto dal popolo, che rispettarle, come hanno fatto per la chiusura di Piazza degli Artisti. Dovevano fare anche prima, e so che sono state fatte delle battaglie, perché qualche anno ce l'abbiamo, no, sulla questione dei parcheggi. Una cosa sulla quale invece ti voglio dare la notizia è che quando questo progetto di questi parcheggi sotterranei non erano soltanto interessati Piazza degli Artisti, c'era Piazza degli Artisti, c'era anche sotto al mercatino De Bustis, e tu ricorderai che pure lì c'è stata fatta, dove diciamo non abbiamo dato ancora nessuna autorizzazione. Quindi molto esteso, un gran numero di parcheggi a questo punto. Molto, ma quello è il vecchio progetto della Giunta Iervolino. Però voglio dire, si parte da lontano per arrivare lontano, ma nessuno mi tirasse per la giacca o tirasse per la giacca, perché non è che siamo nati proprio ieri. Questo è un messaggio che... No, proprio perché fa freddo, queste giacche, insomma, teniamocela adesso. Hai capito? Non è che siamo nati ieri, non è che ci facciamo tirare per la giacca. Ma tu resti lì o te ne vai in giunta? Com'è sta cosa? Io abbiamo sentito Corrado, no. non sono all'altezza, ci vogliono i professori in giunta. Vabbè, abbiamo capito. No, vabbè, nel caso della delega di cui fai riferimento tu, quella è inamovibile, perché il nostro amico Edo... poi sta lavorando bene, sta lavorando prof, bene. Dai. A me interessa risolvergli i problemi, non essere le prime donne. Ecco, questa è la differenza che c'è tra chi fa il mestiere della politica e chi invece fa un'altra cosa. Grazie a Nino Simeone. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Ciao. Ci risentiamo presto. Adesso andiamo in pubblicità.